Le idee migliori sono proprietà di tutti. Soluzione Arredo, a Sulmona, via Circonvallazione Occidentale 160. Buonasera, allora, gli ospiti d'onore della tradizionale annuale festa del Club Valle Peligna di Toronto, presieduto da Aldo Di Cristoforo, sono stati quest'anno Fernando Caparso e Antonella Di Nino. Li abbiamo qui in studio ospiti a Diario di Bordo. Grazie. Grazie a lei e buonasera a tutti gli telespettatori. Buonasera anche a Fernando Caparso. Allora, si può dire che siete appena tornati, diciamo, da qualche giorno da questo importante meeting che vede poi partecipare centinaia e centinaia di italiani che vivono in Canada, vivono a Toronto, vivono nella regione dell'Ontario ormai da molti anni, però fanno di questo appuntamento, diciamo, l'appuntamento dell'anno. Quest'anno in rappresentanza dell'Abruzzo, della Valle Peligna, appunto Fernando Caparso e Antonella Di Nino. Siete stati ricevuti con tutti gli onori e avete portato appunto un po' di terra, di cuore peligno, oltreoceano. Guardi, è stato un viaggio lampo. Noi siamo partiti di venerdì e la domenica sera siamo ripartiti da lì. Per cui lampo, ma denso e carico di emozioni. Ci hanno accolto in un modo ineccepibile. E dire che noi abbiamo portato un po' di terra peligna, tenuto conto di quello che abbiamo trovato lì, forse dovremmo dire che lì abbiamo trovato molta italianità, molta terra peligna. Per cui le emozioni che si sono susseguite sono state costanti una dietro l'altra, fino al culmine poi della serata più importante, che è stata quella di gala, dove il club si è riunito interamente, erano oltre 600 persone e lì c'è stata un'ovazione ovviamente per i due ospiti della serata. Diciamo che ci siamo sentiti importanti per una serata, vero? Sì, sì. Allora, abbiamo anche delle immagini che appunto ci sono state riportate insieme al servizio fotografico dal collega Claudio Lattanzio, che appunto con voi è venuto in Canada, ha partecipato. Intanto vediamo proprio Aldo Di Cristoforo, alle spalle lo stemma, il gonfalone della regione Abruzzo, nei discorsi di rito. Ma io credo, è vero, Caparso, che di formalità c'è stata ben poca, perché questo è stato un abbraccio tra gli italiani delle, diciamo così, di queste due sponde, no? Assolutamente, hai ragione tu. Anche devo dire che io in Canada oramai è la mia seconda patria, sono 20-30 volte che ci vado. Eppure, essendo questo un viaggio, come ha detto Antonello, un viaggio stressante, fatto in 3 giorni, siamo partiti venerdì, un giorno di viaggio, siamo diventati domenica sera, devo dire, io ho partecipato ad altri manifestazioni, ma questo veramente è stato denso, ma bellissimo, proprio ci hanno dato un'importanza più di quanto forse noi meritavamo, no? Sì. Eccovi inquadrato, sì, proprio, sì, in questo momento, durante la cena di gala del sabato sera. Entrare lì nella sala eravamo prima noi, io, Antonello, in mezzo Antonio, e dietro un ministro dell'Ontario. Ecco, tante autorità locali, sì. Credo da Maurizio Bevilacqua, che è il sindaco. Il sindaco di Von, ad altre autorità locali, ministri, deputati. E quindi è un evento molto sentito anche dalle istituzioni canadesi. Partecipatissimo. La cosa per la quale Fernando prima accennava, che poi lì per lì ci veniva anche un po' da sorridere, ma che di fatto noi dovremmo prendere poi esempio da queste cose, che nell'ingresso in sala noi eravamo davanti ed il ministro era dietro. Sì, che io dicevo a Fernando, facciamo spazio perché c'è il ministro. Pure. In Italia non sarebbe mai successa una cosa del genere. Gli ospiti d'onore, no? Gli ospiti d'onore di questa bella serata, che ha visto appunto celebrare poi anche dei momenti di solidarietà, perché sappiamo bene che il Club Valle Peligna è molto attivo e molto operoso presso la comunità canadese nella raccolta fondi, è avvenuto anche nella fase del post terremoto, sono state finanziate opere importanti a Goriano, in altri centri della Valle Peligna, all'Aquila e così via. Quindi è un legame non, come dire,
sporadico, non occasionale, ma poi viene vivificato da tanti altri momenti, no? Guardi che addirittura noi abbiamo avuto la sensazione, che poi si è trasformata in certezza, che il loro sentimento nei confronti dell'Italia a volte è molto più forte del nostro che viviamo e stiamo qui in Italia. Loro ovviamente hanno ricordi della nostra Italia di quando sono andati via, per cui a quel ricordo sono legati, e ogni volta che un italiano va a trovarli, per loro ovviamente si ripetono situazioni, ricordi, emozioni. Io porto con me, in maniera anche un po' commossa, la frase di una signora che ad un certo punto, mentre salutavamo tutti quanti i tavoli, mi ha detto: non andare via subito, dice, facci sentire ancora un po' di pratolanità. Nella fattispecie questa signora era di Pratola, commossi realmente, questo insomma la dice abbastanza. Allora a questo punto dobbiamo anche magari sentire il saluto che Fernando Caparso avrà fatto ai tanti pacentrani che avrà incontrato in questa come poi in altre occasioni. Sì, no? Sì, io in poche parole ho detto in maniera molto semplice che, siccome, ripeto, in Canada io sono 30 volte che ci vado e secondo me è un paese bellissimo, no? Da vivere, io ho detto che se dovessi scegliere un altro luogo dove vivere dopo l'Italia, ho detto in maniera molto, ma con cuore, che avrei scelto il Canada, perché veramente, come diceva Antonella, quando vai in Canada stai a casa tua, ed è vero questo. Se tu vai in America e parli in italiano, i figli dei nostri italiani non capiscono, perché sono americani, è tutto un altro pianeta. Se tu vai in Canada, tu parli l'italiano, il dialetto, e i figli dei nostri sono italiani e capiscono tutto. Tu vuoi fare un discorso italiano, capisci? Vai in America, non è possibile, è tutto un altro mondo. Va bene, quindi noi dove, prima della pausa della pubblicità, quindi ricordiamo appunto questa opera costante che fa Aldo Di Cristofaro con il suo club, che tiene i rapporti, viene anche lui di frequente in Italia, ma d'altra parte se non si facesse così, voglio dire, con un operato continuo, con una grande attenzione ai problemi della comunità locale, sarebbe difficile mantenere in piedi questi rapporti. Tra l'altro la preparazione di questo evento avviene nei mesi addietro, tant'è vero, e questo insomma dobbiamo anche dirlo ad onor di verità, che non eravamo noi gli ospiti deputati ad andare. Aldo aveva organizzato il tutto perché gli era stata garantita la presenza del presidente Chiodi. Poi voi ricorderete tutti che in quel fine settimana, il sabato, il presidente Berlusconi ha chiamato a raccolta tutti i parlamentari, i presidenti di regione collocati nell'area per il famoso consiglio nazionale, i cui esiti poi sono noti a tutti. Rifondativo di Forza Italia. In quel momento ovviamente il presidente purtroppo non è potuto andare, tant'è vero che quando noi siamo arrivati sui tavoli, e non è un caso che c'è appunto, cioè, l'emblema della regione, Abruzzo, abbiamo trovato ovviamente un'ospitalità riservata al presidente sul cartaceo. Poi io ho anche detto in maniera molto aperta che tutto sommato ero stata contenta che li avevano chiamati a raccolta per andare a Roma, perché l'impossibilità del presidente di partecipare aveva consentito a noi, lì per lì qualcuno ha pensato vanno a tappare buchi, io invece dico a godere ovviamente di quell'atmosfera. Sicuramente avete portato, oltre il saluto delle istituzioni, del consiglio provinciale, poi delle città di Sulmona, di Pratola, di tutta la Valle Peligna, ma io credo che abbiate portato invece proprio le vostre radici, che sono specifiche del nostro territorio, così come lo sono quelle poi di Aldo Di Cristofaro, e quindi questo è stato poi il vostro valore aggiunto per questo evento, no? Che vi ha spinto, credo, sostanzialmente ad accettare l'invito e nel giro di 24 ore a fare la valigia e a partire. Sì. Io ci terrei a precisare una cosa, perché è giusto che si sappia, anche per i cittadini che ovviamente poi vedono le immagini, hanno letto gli articoli, tutto questo si è fatto a spese dell'associazione, quindi i nostri enti di provenienza, da prima la regione per quello appunto che era stato programmato e dopo l'ente, non hanno assolutamente speso un centesimo. Questo è bene che si sappia. Sì, sì, diciamo queste cose perché sono tempi, insomma, un po' di ristrettezze per gli enti pubblici. Va bene, noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo in studio, vedremo qualche altra immagine di quella serata e quindi ancora vedremo poi i programmi dell'associazione del club Valle Peligna di Toronto. A tra poco.
poco arrivano tutti. La tavola è apparecchiata, l'albero bello illuminato. E tra i vari pacchetti quest'anno ci sono anche le confezioni regalo del pastificio Masciarelli. Ottima pasta artigianale. Un regalo inconsueto per augurare di gusto buon Natale. Quest'anno un regalo diverso ed originale lo trovi al pastificio Masciarelli di Prato La Peligna. Prenotazioni allo 0864 27 31 37. La Eurocostruzioni del geometra Edoardo D'Andrea e gli architetti D'Andrea e Paolo Antonio progetta, costruisce e vende a Sulmona, in viale della stazione a meno di 500 metri dalla villa comunale, un moderno complesso residenziale denominato Residence del Parco. Una nuova realizzazione concepita all'insegna dell'innovazione tecnologica. Sicurezza sismica garantita con isolatori sismici in fondazione. Unità residenziali in classe A, impianti solari e fotovoltaici. Appartamenti, uffici, studi professionali e locali commerciali di raffinato design. Visita il sito www.auraprogetti.it. Allora, dei nostri italiani in Canada però ce ne dobbiamo ricordare sempre, anche quando siamo amministratori degli enti, quando siete amministratori degli enti, per esempio, venendo incontro alle esigenze di queste persone che hanno casa ovviamente in Italia e devono pagarci una IMU salata perché è considerata come seconda casa. Allora, Fernando Caparso, i comuni devono garantire un trattamento di favore, no, per queste persone che ovviamente risiedono all'estero e hanno questa casetta dei ricordi in Italia. Beh, io personalmente nel mio comune di Pacento ho attuato questa linea. I residenti all'estero iscritti nell'AIRE noi li abbiamo considerati come prima casa, per cui abbiamo rispettato questo legame che unisce i pacentani all'estero con Pacenti, abbiamo spergoli anche di altri comuni possono adottare la stessa linea. Perché c'è una bella differenza tra magari una prima casa che è tassata dal 4 al 5 per mille e una seconda casa che è dal, non lo so, 8,8, 9 o addirittura 10 per mille. E parliamo di importi molto salati. Questa è un'obiezione che abbiamo ricevuto quasi in maniera unanime, perché tutti quanti hanno comunque un immobile qui nei paesi di origine, perché lasciato dai propri genitori o perché comperato dagli stessi con i sacrifici ovviamente fatti all'estero. Io lì ho detto anche che quei sacrifici secondo me vanno valutati in maniera doppia, perché un conto sono i nostri in terra nostra, un conto sono loro allorquando sono arrivati, e chiaramente adesso è diventata anche quella la loro terra, però di fatto non è la terra natale. E allora guadagnare lì e poi tornare in Italia e investire e poi ritrovarsi costretti a dover sopportare una tassazione come seconda casa, beh, certamente questo non fa piacere, e questo potrebbe comportare anche la possibilità che molti di loro stiano pensando a dismettere, quindi con alienazioni che chiaramente segnerebbero un elemento negativo. Quindi in questo ci hanno chiesto espressamente di farci portavoce attraverso quelle comunità che in realtà non hanno adottato la linea come per il comune di Pacento, affinché si possano. Però io ho detto anche che non sono soli, perché laddove nei comuni è stata adottata questa linea le opposizioni relative ovviamente a seconda dei vari territori si fanno sentire. Ecco, ancora qualche immagine, qualche foto di quel bel momento. L'altro cavallo di battaglia di Aldo Di Cristofaro e del Club Valle Peligna di Toronto è il collegamento autobus tra l'aeroporto di Fiumicino e la Valle Peligna. Prima praticamente si veniva bypassati, quindi partiva da Pescara, fermava a Torre dei Passeri, andava poi a Vezzano e a Roma e viceversa. Adesso almeno c'è una coppia di corse, però bisognerebbe fare di più. Innanzitutto bisogna cercare di mantenere quello che c'è e poi in qualche modo contattare Prontobus la regione Abruzzo e garantire anche uno scalo all'uscita del casello autostradale di Prato La Sulmona. Aldo non ha mai perso occasione per ricordarci questo, ma non è che ce lo ricorda soltanto quando andiamo lì, quando le rappresentanze vanno lì. Io vorrei ricordare anche che Aldo Di Cristofaro è costantemente qui in Italia, probabilmente verrà 5-6 volte l'anno e non perde occasione per recarsi in regione, presso i vari comuni, affinché questa battaglia, che è una battaglia di tutti gli italiani all'estero, in realtà possa trovare la sua giusta vittoria. Beh, lo aspettiamo in trasmissione, Aldo, al suo prossimo viaggio, appunto a Sulmona in Italia. Fernando,
anche su questo credo che dovrete impegnarvi, no? Potrai... Io con Aldo, già quando non lo conoscevo così in maniera così forte, mi incontrai con l'assessore Morra proprio per fare in modo di poter fare una fermata lì all'uscita dell'autostrada. Poi sai, fra le varie autolinee qua ci sono delle denunce fra di loro, e quel problema è stato superato così, con una nuova linea che parte da Sulmona e va direttamente... Perché, diciamo la verità, poi non è che serve soltanto appunto parliamo degli immigrati canadesi, no, è un servizio devo dire, sì. di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico della Valle Peligna, perché è molto comodo il collegamento dagli aeroporti, collegamento diretto dagli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino fino a Sulmona e Pratola. Quindi... Del resto questo si deve porre nell'ottica di una razionalizzazione dei servizi, non di un taglio dei servizi. È vero che siamo in tema di spending review, però è altrettanto vero che i servizi vanno razionalizzati. Tagliarli così, tout court, quando non si taglia da nessun'altra parte, per certe situazioni, io credo che non è questo il giusto tema da dover affrontare. Va bene, in questa battaglia credo che potrete coinvolgere anche altri sindaci, a cominciare da Carmine Presutti, no? Di Vittorito, sì. Ormai è diventata una personalità europea, è stato assegnato questo premio, adesso al di là della, così, insomma, dello scherzo, c'è stato questo riconoscimento esattamente sì. due giorni Io fa. Io ero con lui due giorni fa, eravamo in Campidoglio e gli è stato consegnato questo riconoscimento, che è stato un riconoscimento pieno e sentito. Ero più emozionata io di lui. Voi immaginate che eravamo in una sala gremita di gente, forse c'erano quasi 1000 persone, con tutta una serie di premi legati al mondo della cultura, dell'arte, della cinematografia, e c'era Pippo Baudo, per esempio, che ha introdotto la serata, perché lui riceveva il premio speciale come personalità europea 2013 perché capitanava tutti gli attori più giovani presenti nella serata, e ad un certo punto è arrivato il momento di Carmine, lo hanno chiamato, è arrivata un'ovazione da dietro perché erano presenti tantissimi cittadini di Vittorito, e di conseguenza gli hanno dato il microfono e ha detto qualcosa di bellissimo, tant'è vero che poi mentre tornava lo hanno fermato tutti, e ad un certo punto gli ha detto il conduttore che era lì, e dice: certo, dall'Aquila arrivano spesso lamentele e quant'altro, invece lei con il suo piccolo comune è riuscito in qualche modo a realizzare grandi eventi. E lui in maniera molto, molto semplice e naturale ha detto: non dobbiamo metterci paura di nulla, perché i nostri padri hanno ricostruito l'Italia per ben due volte dopo le due guerre mondiali, quindi noi non dobbiamo aver paura di ricostruire i nostri piccoli comuni, a cominciare poi ovviamente dal comune capoluogo, dopo il terremoto. E da lì un'ovazione su tutta la sala, e questo ci ha fatto piacere. Carmine Presutti rappresenti, ecco, gli amministratori, ma soprattutto in maniera molto degna la buona amministrazione e tutti i cittadini di Vittorito e della Valle Peligna. Allora, io credo che possiamo concludere ringraziando Aldo Di Cristofaro per questo evento nel decennale della costituzione del club, e credo che magari ora sarete già stati invitati per le prossime edizioni, visto il successo del 2013. Sì, ma è giusto ovviamente che anche gli altri amministratori si rendano conto, e quindi noi ci siamo stati, hanno dato a noi la giusta riconoscenza, perché io devo dire che non sono loro che devono ringraziare noi, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare loro per averci fatto vivere queste emozioni, perché è giusto che queste emozioni adesso vadano altri amministratori a viverle. Io penso che Fernando Caparso è già pronto per tornare in Canada. Io ho lasciato di partire con il Canada, cioè i miei parenti, i miei zii, per carità, ci vado sempre volentieri, però devo dire che tutto è bello, tutto è bellissimo, se poi non c'è qualcuno che tutto ciò che avviene lo trasmette al di fuori. E quindi questo, anche qualcuno ha fatto in modo che questo evento, bello di diversità, è diventato bellissimo, e anche qui nella Valle Peligna in diretta hanno avuto tutte le emozioni della serata, e questo anche grazie a Claudio Lattanto, che è preciso sempre, come sempre, tutte le immagini subito le ha proiettate dal vivo, e quindi anche grazie a lui. Benissimo, allora noi aspettiamo Aldo Di Cristofaro qui nei nostri studi a Sulmona per un resoconto sulle attività del club. Intanto grazie ad Antonella Di Nino e grazie a Fernando Caparso, e grazie al nostro pubblico italiano e questa sera anche canadese, e ci vediamo naturalmente su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. Ognuno in ciuccio.
dopo il ballottaggio, ballottiamo la Frenzy Dance. Dance, 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 dance.